Ciao sportivo, sono Elena e sono reduce da un intenso e interessante weekend a Rimini Wellness, la più grande, importante ed entusiasmante fiera del fitness a livello nazionale. Rimini Wellness anche quest'anno si è confermata essere veramente un evento a grandi visuali, veramente grandioso, perché ti permette ad un appassionato di sport e di fitness come sono io, come sei tu, di non soltanto di divertirsi, andare a fare del buono sport e soprattutto scoprire le novità dell'anno, le novità del momento, ma anche di formarsi, anche di tenersi costantemente aggiornato. Infatti c'erano tutta una serie di interessantissimi seminari e workout a cui partecipare, non soltanto per quanto riguarda il mondo, veramente le attività di fitness e sportive, le attività quindi legate all'allenamento in senso stretto, ma anche sono stati trattati argomenti come la nutrizione, l'integrazione, il mental coach, quindi tutta una serie di argomenti che veramente possono andare a ricoprire a 360 gradi i nostri interessi. Oggi voglio condividere con te in questo breve video alcune impressioni sull'edizione di quest'anno. Impressioni positive senza dubbio, perché con gran piacere ho visto che nel mio caso, cioè le discipline a cui tengo particolarmente, quindi l'indoor cycling e il walking, la camminata potenziata, nello specifico walking program, hanno e continuano ad avere un grosso impatto. Infatti tutte le lezioni erano praticamente sold out, tutto esaurito ogni giorno. Dopodiché ho notato con molto molto piacere anche una importante presenza del settore legato al functional training, all'allenamento funzionale, a tutte quelle attività che hanno l'obiettivo di condizionare il nostro corpo, quindi di allenarlo proprio a 360 gradi, senza nulla escludere, il che è molto importante anche e soprattutto per uno sportivo come me e te, che si dedica ad un'attività specifica come può essere la corsa. La corsa, sì, lo dico sempre io, la corsa, noi corriamo con tutto il corpo in realtà, quindi ed è per questo che quando una persona si allena e mi chiede dei consigli, dei suggerimenti, e vedo che questa persona si allena esclusivamente uscendo a correre, innanzitutto dico è importante avere una programmazione, e poi aggiungo è importante avere una programmazione di un condizionamento globale del proprio corpo, quindi l'allenamento anche di quei muscoli che sono non direttamente, però in realtà sono indirettamente coinvolti nel gesto tecnico specifico dell'attività che noi svolgiamo. Ecco quindi che ho visto attività tipo l'allenamento in sospensione in varie varianti, come dal TRX al floating workout, dove non si usano soltanto delle cinghie simili al TRX originale, ma si possono utilizzare anche una barra o una maca in cui eseguire in sospensione degli esercizi specifici, non soltanto applicabili al condizionamento muscolare, ma anche esercizi tipici del Pilates, dello yoga. Quindi le discipline come sono state trasferite in acqua, infatti Okeo e tutte le varie scuole di acquaticità stanno promuovendo e continuano a promuovere le discipline che si possono eseguire fuori dall'acqua, nell'acqua. La stessa cosa può avvenire per quanto riguarda l'allenamento in sospensione. Quindi il functional training è una cosa veramente a cui mirare, ed è per questo che mi sto rendendo conto che mi sto muovendo nella direzione giusta, ok? E ti sto trascinando nella direzione giusta. Un'altra novità è l'hot yoga therapy, dirai hot. Caldo, sì, esatto. Fare yoga in un ambiente chiuso alla temperatura di 40 gradi circa. E la temperatura ha appunto l'effetto di potenziare l'effetto benefico della disciplina dello yoga stesso. Ancora, ho visto e ho provato anche direttamente le body techniques, sempre nel reparto olistico. Body techniques è una nuova attività kinesiologica dove si svolgono degli esercizi particolari che sfruttano esclusivamente il tuo corpo per allenarti, quindi senza l'ausilio di particolari attrezzi.
sono esercizi molto particolari. E ancora, dopo tutte le varie attività che i colossi tipo Technogym, Xen o Fipe o ancora Fit Education appunto hanno organizzato per promuovere lezioni e mini workout, mini masterclass per di allenamento funzionale appunto. Un altro aspetto molto interessante di questo evento nazionale è la contestuale organizzazione di vari eventi che sono spettacoli in realtà e anche competizioni. Per esempio quest'anno per la prima volta c'è stata la competizione di kettlebell, quindi si parla sempre di allenamento funzionale. Quindi Rimini Wellness secondo me è un'esperienza che uno sportivo, anche un tra virgolette semplice amante del fitness come lo siamo noi, deve vivere almeno una volta nella vita. Quindi ci vediamo magari il prossimo anno per incontrarci di persona e magari conoscerci anche. Buon allenamento, continua a seguirmi e continua ad amare queste attività che non possono far altro che bene alla nostra salute. Ciao, alla prossima!